Allora, accogliamo Alessandra. Alessandra ci parlerà del suo speech, principi di semplificazione testuale per redigere testi ad alta leggibilità e comprensibilità. Alessandra è un'insegnante e redattrice di contenuti e ci parlerà appunto di come redigere contenuti e testi ad alta leggibilità e comprensibilità, sulla base di studi che hanno portato alla definizione di criteri per rendere i testi accessibili. Ricordo prima che Alessandra inizi di fare le domande sul canale di YouTube o sul canale di Slack nella track 3. E vi ricordo appunto che lo streaming di YouTube è diciamo un po' più in ritardo rispetto alla versione live. Quindi magari fate le domande prima della fine dello speech, 10 minuti. Grazie. Ok, buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione a questo intervento. Io vi parlerò appunto, come ha anticipato Serena, di principi di semplificazione testuale per redigere testi più semplici, in particolare ad alta leggibilità e comprensibilità. E voglio partire dalla normativa, in particolare dalla Convenzione ONU, per i diritti delle persone con disabilità, che ci dice in modo particolare che all'articolo 9 che le persone con disabilità, per avere garantito il loro diritto di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della loro vita, non solo devono avere accesso all'ambiente fisico e ai trasporti, ma devono avere accesso assolutamente anche all'informazione e alla comunicazione. E quindi operativamente viene chiesto di promuovere nei modi possibili appunto l'accesso ai sistemi di informazione e comunicazione. Ma questo non significa promuovere solo un accesso fisico e quindi attraverso delle tecnologie, ma significa anche promuovere un accesso ai contenuti. E quindi si pone la necessità di rendere questi contenuti accessibili anche da un punto di vista linguistico. Io parto con una domanda provocatoria. Contenuti accessibili per chi? Perché se ci guardiamo attorno, di certo i contenuti a cui siamo chiamati insomma, che siamo chiamati a interpretare, a leggere, a comprendere, non sono contenuti semplici. Questo è un esempio tratto da un bando pubblico per un concorso per insegnanti, ma potevo prendere un testo divulgativo, un testo informativo tratto da un giornale, un testo letterario, un manuale di scuola, di università. Si vede già ad occhio nudo, insomma, senza entrare nei dettagli di questo testo, che a livello linguistico, appunto, i testi sono molto complessi, ci sono delle frasi molto, molto lunghe, ci sono delle parole che appartengono a dei linguaggi specifici, ci sono dei dati da interpretare, delle percentuali da saper leggere, quindi si presuppone una certa conoscenza anche matematica, logica, di collegamento tra le informazioni. E questo appunto è un esempio per farci riflettere che oggi viviamo in una società molto complessa dal punto di vista organizzativo e produttivo, che chiede a tutti di saper leggere, capire, comprendere, elaborare dei testi altamente complessi. Ma c'è un divario sempre più crescente tra queste richieste sociali e il reale grado di possesso di queste capacità da parte di gruppi di individui. E in particolare c'è uno squilibrio, come ci dicono gli addetti ai lavori, tra il produttore di un testo e il ricevente di un testo. E questo perché intervengono diverse variabili sociolinguistiche, ma anche culturali. E quindi testi, diciamo, più accessibili da un punto di vista linguistico sono necessari non solo per persone con disabilità intellettiva, ma anche con persone che hanno una difficoltà di comprensione del testo. La difficoltà di comprensione del testo è una difficoltà che si è sviluppata a partire dagli ultimi anni in età scolare, ma che prosegue poi anche in età più avanzata.
e che quindi deve essere tenuta in considerazione, così come va tenuto in considerazione che ci sono persone che hanno una madrelingua diversa rispetto alla lingua nella quale il testo è stato scritto, e poi c'è il fenomeno dell'analfabetismo funzionale, che riguarda appunto le persone che, come ci dice l'UNESCO, hanno sì gli strumenti della lettoscrittura perché hanno ricevuto un'istruzione, ma nonostante ciò non riescono a comprendere, a valutare, a usare e a farsi coinvolgere dai testi scritti per intervenire attivamente nella società. E questo, diciamo, è un problema perché l'accesso all'informazione, alla comprensione, significa poter portare avanti degli obiettivi nella vita a livello professionale, a livello personale, ma significa anche poter intervenire appunto attivamente nella società, perché solo se comprendo ciò che mi succede attorno posso eventualmente modificare il corso delle cose e posso avere la possibilità di scegliere. E quindi dietro questa accessibilità linguistica dei contenuti c'è anche un discorso fortemente democratico e paritario. E appunto gli ultimi dati ufficiali riguardo all'analfabetismo di ritorno, che è l'analfabetismo funzionale, ci dice che in Italia il 28% della popolazione tra i 16 e i 65 anni è analfabeta funzionale. Ma prima di capire come effettivamente andare a semplificare dei contenuti, è necessario fare una riflessione su che cosa significa comprendere. E lo faccio attraverso le parole di questa grandissima studiosa che è Maria Emanuela Piemontese, una docente presso l'Università La Sapienza di Roma nel Dipartimento di Scienze del Linguaggio, che ha compiuto numerosi studi proprio sulla leggibilità e la comprensibilità dei testi e ci porta a riflettere su che cosa implica la comprensione di un testo. Implica il fatto che capire un enunciato, anche molto semplice, ci richiede una rappresentazione mentale che rende conto dell'esperienza di ciascuno di noi e dei fatti e della conoscenza di fatti extralinguistici a cui l'enunciato stesso ci rinvia. Vale a dire che quando io leggo un testo non si tratta solo di decifrarlo, di decodificarlo, ma devo andare a recuperare tutta una serie di informazioni nel mio bagaglio culturale, quindi extralinguistico. E inoltre devo anche elaborare le informazioni che il testo mi dà in maniera esplicita, integrandole con una serie di conoscenze che il testo non mi fornisce direttamente, esplicitamente, ma che sono altrettanto essenziali per la sua comprensione. E quindi dobbiamo fare riferimento, insomma, alla nostra enciclopedia personale e a questa serie di capacità di fare queste inferenze, quindi di fare questi ragionamenti che il testo ci chiede per essere compreso. E questi ragionamenti non sono automatici e possibili per tutti, appunto in modo particolare per le categorie di persone di cui vi ho parlato prima. E quindi è nata l'esigenza di semplificare dei testi, ma semplificarli come? Attraverso dei principi che siano in qualche modo condivisi. Le fonti a cui io ho fatto riferimento negli studi per portarvi appunto questo tipo di criteri sono due. Il primo è un testo appunto della stessa studiosa Maria Emanuela Piemontese, che è Capire e farsi capire, teorie tecniche della scrittura controllata. Questo testo è il risultato di una serie molto approfondita di studi portati avanti a partire dagli anni Ottanta da un gruppo di lavoro, da un gruppo di studiosi, di linguisti guidati da Tullio De Mauro, i quali appunto hanno riflettuto e approfondito i diversi aspetti che stanno dietro la leggibilità e la comprensibilità di un testo. E hanno creato appunto questi criteri per redigere testi a difficoltà controllata. L'altra fonte invece è il progetto Easy to Read, che sono appunto queste linee guida europee, quindi condivise a livello europeo, per rendere l'informazione facile da leggere e da capire per tutti. Easy to Read, quindi facile da leggere.
E cominciamo da capire e farsi capire. Allora, comprendere un testo, ci dice Maria Emanuela Piemontese, è un processo molto complesso perché vede l'interazione continua tra fattori di natura biologica, fisiologica, psicocognitiva, relazionale, culturale, oltre che chiedere al lettore di mettere in campo una serie di capacità e di conoscenze linguistiche. Quindi siamo veramente chiamati, quando leggiamo e comprendiamo un testo, a una serie di operazioni molto molto complesse, perché tutti questi fattori devono interagire simultaneamente. E appunto questo gruppo di lavoro aveva creato un bellissimo progetto che si chiamava Due Parole, ovvero un mensile di facile lettura, dove venivano semplificati e pubblicati dei testi. Appunto, semplificati a livello linguistico, che potevano essere testi di pubblica utilità, quindi testi presi da riferimenti normativi, da testi burocratici, le istruzioni per gli elettrodomestici, testi, gli articoli di giornale, e quindi avevano fatto proprio un esperimento di semplificazione linguistica estrema, non facendo nessun affidamento su quelle che dicevo prima, cioè sulle conoscenze presupposte del lettore, cioè che si suppone che il lettore abbia già, e sulle sue capacità inferenziali, che abbiamo detto non dobbiamo assolutamente dare per scontate. E quindi questi testi sono frutto di un annullamento della simmetria logico-cognitiva e linguistica tra il produttore e il ricevente. Se avete la possibilità di trovare questi esempi appunto nel libro Capire e farsi capire, ma ci sono degli esempi anche online, potrete vedere che appunto questo è un caso di semplificazione estrema e che sono possibili in realtà diversi livelli intermedi di scrittura, perché dovrebbero essere sempre, i testi dovrebbero essere sempre preparati in qualche modo a seconda dei destinatari. Per quanto riguarda il progetto Easy to Read, appunto, sono state formulate delle linee guida per l'informazione scritta, web, audio e video. Quella che vedete qui è l'immagine della copertina di uno dei materiali che sono stati prodotti al termine di questo progetto europeo, che è durato dal 2007 al 2009 e ha visto la partecipazione di 8 paesi europei. E l'obiettivo di questo progetto era di rendere i programmi di formazione permanente più facili da frequentare da persone con disabilità intellettiva. E appunto ci sono alcuni aspetti, a mio parere, interessanti di questo progetto. Il primo fra tutti è che ovviamente sono linee condivise tra diversi paesi, quindi è stato appunto un lavoro di condivisione. E poi le linee guida stesse che potete trovare negli opuscoli, come quello che vi ho mostrato prima, sono in primis scritte in un linguaggio facile da leggere, quindi già scorrendo le linee guida è facile capire di che cosa stiamo parlando. E poi è stato applicato il cosiddetto motto nulla su di noi, senza di noi, perché che in questo caso è stato trasformato nel non scrivete su di noi, senza di noi, perché sono state coinvolte nella redazione di queste linee guida persone con disabilità intellettiva. E a questo link in fondo alla slide, che poi appunto avrete modo di avere, potete trovare proprio dei dettagli maggiori rispetto a questo progetto e soprattutto potete scaricare gratuitamente appunto queste linee guida che sono state preparate. E per addentrarci appunto nei concetti e nei criteri di leggibilità e comprensibilità, vediamo in primo luogo che sono due concetti diversi, perché la leggibilità fa riferimento agli aspetti linguistici del testo, quindi al lessico e alla sintassi, alle parole che io scelgo di utilizzare in un testo e alla modalità con cui scelgo di formulare le mie frasi. Mentre la comprensibilità fa più riferimento all'organizzazione logica e concettuale di un testo, ovvero al modo in cui io pianifico le informazioni di un testo e all'ordine
con cui io scelgo di presentare queste informazioni. Quindi vedete che sono due concetti diversi per i quali valgono appunto dei criteri diversi che adesso andiamo a vedere. Partiamo dalle regole linguistiche per produrre testi ad alta leggibilità. E, chiaramente la premessa è che i testi con destinazione generale dovrebbero cercare di raggiungere il maggior numero di persone possibili. E inoltre, chiaramente l'uso di regole non elimina il carattere aperto e indefinito delle nostre produzioni linguistiche, ma certamente adottare delle regole, dei criteri, lo riduce entro margini accettabili. Allora, la prima indicazione che ci viene data se noi vogliamo rendere un testo più leggibile è scrivere come si parla. Ovvero quando appunto ho davanti una situazione da descrivere complicata, un fatto complicato, devo cercare la soluzione più semplice pensando al modo in cui ci si esprimerebbe nell'oralità mentre parliamo. Un'altra indicazione assolutamente importante è la brevità. Devo scrivere, produrre frasi brevi. Per darvi appunto un riferimento oggettivo, i testi ad alta leggibilità hanno un numero medio di parole pari a 20. I testi ad altissima leggibilità hanno un numero di parole per frase tra le 10 e le 15 parole. Come scelgo queste parole? Devo preferire delle parole brevi, appunto per il principio della brevità. Per esempio casa al posto di abitazione. Devo preferire delle parole di uso comune. Quindi faccia al posto di viso o volto. E qui torniamo al fatto di scrivere come parliamo, perché è molto difficile che nel parlato noi diciamo viso o volto, è molto più facile che diciamo faccia. Dobbiamo preferire parole concrete a parole astratte. Sono più facili da individuare, da identificare per persone appunto con difficoltà nella lettura. E quindi, per esempio, utilizzare la parola soldi al posto della parola liquidi. Poi dobbiamo preferire parole precise e dirette a delle perifrasi. Le perifrasi sono i cosiddetti giri di parole, che appunto per molte persone sono effettivamente difficili e quindi devo utilizzare morire al posto di venire a mancare, per esempio. E questo si rifà ancora al principio di brevità, perché ovviamente le perifrasi implicano un numero maggiore di parole. Parole italiane al posto di parole straniere, e qui andiamo a fare riferimento alla variabile culturale, per esempio, perché non è detto che tutti abbiano avuto la possibilità, per esempio, di studiare l'inglese, quindi non riescano a comprendere un testo con parole inglesi. Evitare poi parole o locuzioni di linguaggi specialistici, di linguaggi settoriali e, quando possibile, sostituire questo tipo di parole con parole di uso comune. Evitare metonimie e sineddochi come trasferimenti semantici, quindi parlare, scrivere guardia di finanza anziché fiamme gialle, perché tutto ciò che comporta un trasferimento semantico implica delle operazioni cognitive e logiche appunto maggiori per un lettore. Così come dobbiamo evitare delle abbreviazioni e delle sigle senza spiegarle la prima volta che appaiono. Quindi se io voglio introdurre nel mio testo un'abbreviazione o una sigla, la devo prima spiegare appunto la prima volta che compare. Poi evitiamo parole ricche di prefissi e di suffissi. Qui ho messo degli esempi: iperattivo, ottimizzazione. Molto spesso si vedono, cioè oggi anche negli articoli di giornale se ne vedono veramente, veramente tanti. E evitare appunto le metafore di varia provenienza, economica, medica, sportiva. Ho messo degli esempi come scendere in campo, dare alla luce, perché anche qui quando si parla di linguaggio figurato, esso implica un'astrazione maggiore appunto a livello cognitivo che può creare delle difficoltà, così come l'uso di formule stereotipate in cui un certo aggettivo è sempre associato a un certo sostantivo, ingenti danni, stretto riserbo, tutte quelle formule che molto spesso troviamo proprio negli articoli di giornale. E se è necessario, un'indicazione che ci danno gli studi è quella di creare
un glossario in cui spiegare le parole più difficili con parole meno conosciute. Abbiamo detto che la leggibilità ha a che fare con la scelta delle parole, ma anche con le scelte sintattiche, quindi con la modalità con cui costruisco la frase. Gli studi ci dicono di preferire la coordinazione alla subordinazione, ovvero la frase principale e la frase secondaria sono legate per esempio dalla E e non da congiunzioni come affinché, perché, poiché, che danno luogo appunto a delle frasi subordinate e non coordinate. E diciamo che la preferenza sarebbe quella di utilizzare solamente frasi principali, quindi frasi con un verbo solo. Dobbiamo preferire la forma attiva alla forma passiva, perché nella forma attiva è più facile identificare il soggetto dell'azione, mentre in una frase alla forma passiva il soggetto, colui che compie l'azione, può essere confuso con colui che subisce l'azione. E poi è preferibile la forma personale alla forma impersonale. Quante volte vediamo nei testi, soprattutto istituzionali, si allega, si rende noto, si pensa. Questo rappresenta appunto per certe persone una difficoltà e quindi è preferibile mettere un soggetto, anche semplicemente un pronome personale. Noi alleghiamo, noi pensiamo, noi rendiamo noto. Prediligere la forma affermativa a quella negativa, perché le frasi negative richiedono operazioni linguistiche e mentali supplementari. Ci dice questo studioso che nel processo di acquisizione del linguaggio i termini marcati semanticamente in negativo vengono acquisiti più tardi appunto rispetto ai termini marcati in positivo, e quindi anche questo è qualcosa di cui tenere conto. Così come l'utilizzo dei modi del verbo, da preferire il modo indicativo a discapito del congiuntivo, facendo riferimento appunto all'italiano dell'uso medio, e noi appunto sappiamo come nell'italiano dell'uso medio viene assolutamente preferito l'indicativo rispetto al congiuntivo. Quando possibile, appunto, evitiamo il congiuntivo anche scegliendo una tipologia di costruzione del periodo implicita, e quindi utilizziamo il per più infinito al posto di perché più congiuntivo. Per esempio, vado al mercato per fare la spesa anziché vado al mercato perché io faccia la spesa. E dobbiamo fare attenzione anche all'uso del congiuntivo, del gerundio, perché appunto essendo un modo del verbo non finito non ha un soggetto esplicito, e quindi nel passare dalla principale alla secondaria non è così evidente la continuità del soggetto, quindi si potrebbe non capire chi è il soggetto di un gerundio. E appunto, sempre per quanto riguarda i verbi, preferiamo come tempi il presente, quando dobbiamo utilizzare il futuro utilizziamo il presente, e quando dovremo utilizzare il passato remoto utilizziamo il passato prossimo. E appunto, ci sono anche degli strumenti che ci aiutano a valutare la leggibilità dei testi. In particolare sono stati applicati dei metodi statistico-quantitativi all'analisi della lingua, e sono stati creati appunto i cosiddetti indici di leggibilità, cioè delle formule matematiche che misurano due variabili linguistiche, la variabile lessicale e la variabile sintattica, quindi la lunghezza delle parole usate in un testo misurata in numero di sillabe e la lunghezza delle frasi usate in un testo misurata in numero di parole. In particolare l'indice più utilizzato per la lingua italiana, perché comunque ce ne sono diversi e ce ne sono diversi rispetto alle diverse lingue, l'indice utilizzato per la lingua italiana più, diciamo, diffuso è l'indice GULPIS, dal nome del gruppo universitario linguistico e pedagogico, GULP appunto, che lo ha formulato negli anni Ottanta. E questo indice valuta la leggibilità di un testo, ma non solo ci restituisce delle informazioni appunto sulla lunghezza delle parole, sulla lunghezza delle frasi, ma confronta questo tipo di informazioni con il livello di scolarizzazione del lettore,
di un lettore medio, diciamo, e ci restituisce appunto informazioni se un testo è più o meno leggibile per un lettore medio che abbia una licenza elementare, per un lettore medio che abbia una licenza di scuola media e per un lettore medio che abbia un diploma di scuola superiore. Quindi è uno strumento molto interessante perché comunque ci restituisce dei dati e dei valori oggettivi. E fino a qualche anno fa c'era questo strumento che si chiamava Censor, che in realtà ricerche recenti che ho fatto non ho più trovato, ed era un sistema che calcolava l'indice Gulpiz, ma confrontava anche il lessico utilizzato nel testo con il vocabolario di base della lingua italiana. E quindi ci restituiva l'indice di leggibilità e ci diceva anche se le parole che avevamo scelto per il nostro testo erano parole di lessico fondamentale, di lessico ad alto uso o di lessico ad alta disponibilità. E adesso vediamo che cos'è il vocabolario di base della lingua italiana. Allora, la prima versione di questo vocabolario di base risale al 1980. Oggi si parla di nuovo vocabolario di base, perché appunto ne è stata fatta una versione aggiornata nel 2016. E questo nuovo vocabolario racchiude 7500 vocaboli che derivano da due categorie, da due tipi di indagini che sono state fatte. La prima è un'indagine statistica dei testi di una lingua, ovvero sono andati a vedere quali sono i vocaboli di maggiore uso nei testi di una lingua in un dato momento storico. E la seconda indagine è stata un'indagine sui parlanti, ovvero hanno intervistato delle persone chiedendo loro quali parole sono percepite da chi parla, da chi usa una lingua, come aventi una maggiore disponibilità. E mettendo insieme queste indagini sono appunto state individuate 7500 parole che fanno parte di questo nuovo vocabolario. A che cosa serve un vocabolario di base? Beh, serve appunto se noi vogliamo creare un testo che sia ad alta leggibilità, perché posso scegliere di utilizzare queste parole appunto di uso comune rispetto a parole che invece non rientrano nel vocabolario di base. Quindi sono certa che molto probabilmente quelle parole faranno parte del bagaglio linguistico di un gran numero di persone. E questo vocabolario, per esempio, viene utilizzato anche per esempio dalle case editrici scolastiche che vogliono magari creare delle versioni semplificate dei testi scolastici per bambini che hanno appunto delle difficoltà. Anche qui vi ho lasciato un link alla fine della slide, dove potete trovare questo nuovo vocabolario di base, è su un articolo di Internazionale del 2016, dove c'è appunto il PDF scaricabile e anche una spiegazione appunto scientifica di come si è lavorato per trovare appunto queste parole. Passiamo alla comprensibilità del testo, appunto che è l'altro aspetto di cui volevo parlarvi. Non ha più a che fare con le scelte delle parole e della sintassi, ma è, abbiamo detto, più riferito all'organizzazione delle informazioni nel testo. E, diciamo che c'è comprensibilità, c'è comprensione quando il lettore riesce ad attribuire le diverse informazioni ai nodi giusti, del testo e a stabilire le connessioni appunto tra le diverse parti del testo. In sostanza si ricostruisce il legame che unisce le diverse informazioni, appunto usando le conoscenze che il testo fornisce esplicitamente, ma anche che permette di inferire facilmente. Allora, come possiamo fare per rendere un testo comprensibile? Innanzitutto dobbiamo organizzare molto bene le informazioni e dare loro un ordine che sia il più possibile facile da capire, quindi creare dei rapporti gerarchici facili da comprendere tra l'informazione principale e l'informazione secondaria. Un'indicazione potrebbe essere quella di appunto iniziare con l'informazione principale e da questa far dipendere le informazioni secondarie e di supporto. E poi un'altra indicazione che ci viene dagli studi è quella di suddividere il testo in porzioni più piccole, sono appunto i paragrafi, facendo bene attenzione che i blocchi di senso siano coerenti, completi e ordinati. E poi appunto intervengono due importanti concetti che sono la coerenza e la coesione. La coerenza,
è presente in un testo quando c'è una connessione semantica, quindi di senso, di significato, tra le frasi che si riferiscono allo stesso argomento. E c'è coesione quando sono appunto presenti dei segnali linguistici che collegano tra loro le parti di un testo e che devono rendere il più evidente possibile la connessione tra le diverse parti appunto del testo. E appunto, quando noi vogliamo rendere un testo più comprensibile, dobbiamo necessariamente rendere il più possibile espliciti i legami logici e temporali tra le frasi, esplicitando le inferenze e le integrazioni logico-cognitive, che sono quei micro ragionamenti di cui parlavamo all'inizio, quelli che non tutte le persone riescono a fare in modo automatico, quindi a capire proprio il nesso logico tra una frase e l'altra, perché magari alcune informazioni non vengono dette, vengono date per presupposte, allora noi dobbiamo andare invece ad esplicitarle. E lo possiamo fare aggiungendo informazioni al testo e usando anche un numero maggiore di connettivi che vanno a spiegare proprio le connessioni tra le diverse parti del testo, in modo tale da non dare per scontato nessun passaggio né logico né cronologico. Dobbiamo assolutamente limitare l'uso dei pronomi in favore di una ripetizione. Vale a dire che molte persone con difficoltà nella comprensione di un testo non riescono per forza a cogliere che un pronome, cioè a chi o a che cosa un pronome si riferisce. Quindi, anche se stilisticamente può sembrare poco piacevole, è invece necessario ripetere quella parola, ripetere quel nome, quindi chiamare sempre allo stesso modo lo stesso oggetto o la stessa persona. Non utilizzando la cosiddetta variatio, che è quella cosa che ci dicevano sempre a scuola quando facevamo i temi e ci dicevano, la maestra ci diceva: no, ma devi usare delle parole diverse, cambia, non dire sempre fare, usa dei sinonimi. No, in questo caso invece vale di più la ripetizione, se mettiamo come finalità appunto la comprensibilità di un testo. Anche la punteggiatura è molto importante per guidare il lettore nella gerarchia interna, appunto, di un testo tra le sue varie componenti. In particolare è consigliato l'uso del punto fermo tra frasi brevi. Non mettiamo due punti, punti e virgole, virgole, perché appunto danno delle informazioni che non riescono da tutti ad essere comprese, ovvero che due punti implichino che sta per arrivare una spiegazione, non è necessariamente facile da comprendere. Quindi è meglio fare una frase breve, chiuderla con un punto e fare la spiegazione nella frase successiva, magari legandola con un connettivo che ne evidenzi appunto il legame logico. Se abbiamo un testo, ad esempio, narrativo, una cosa che possiamo fare è quella di non utilizzare inversioni temporali o flashback, ma di narrare i fatti in ordine cronologico. E un'altra operazione importante da fare è quella di prendere una distanza dal testo, anche temporale. Siccome abbiamo visto che rendere un testo più leggibile, più comprensibile è un'operazione appunto complicata, complessa, una cosa importante che ci dicono gli studiosi è quella di magari far riposare il nostro testo, ritornarci il giorno successivo e rivalutare e fare un'eventuale operazione appunto di riscrittura per quanto riguarda il contenuto, ma anche per quanto riguarda appunto la modalità con cui abbiamo organizzato le informazioni nel testo, le scelte lessicali e sintattiche e anche la presentazione formale. Quindi le scelte grafiche per la leggibilità del materiale. Queste scelte grafiche non sono oggetto in questo momento di questo intervento, ma sappiamo che ci sono delle opzioni che possiamo adottare per rendere un testo più leggibile, come per esempio scegliere un determinato font che sia più accessibile o una grandezza del font che sia appunto più visibile per persone con difficoltà visive, creare un contrasto tra lo sfondo e il testo. Insomma, abbiamo anche tutta questa serie di valutazioni da fare. E io volevo proporvi anche un esempio pratico di che cosa significa semplificare un testo. Ovviamente adesso non c'è il tempo per andare nello specifico, ma
Vi lascerò comunque le slide e potrete vedere appunto con più attenzione, con più calma. Questo è un testo che è stato preso da in realtà un libro molto semplice perché è destinato a bambini della scuola primaria per una quinta primaria, è un testo appunto di scienze, ma appunto in realtà andando a fare un'analisi si vede che ci sono delle frasi molto lunghe con costruzioni sintattiche complesse, sono state scelte delle parole non di uso comune per un bambino, soprattutto come affliggere, insufficienza, ipocinesi, efficiente, ricorre e altre. Sono state usate delle espressioni stereotipate come trarre vantaggio a parità di prestazione, l'uomo viene usato in senso figurato per intendere tutte le persone, vengono usati pronomi, ci sono dei verbi alla forma impersonale e non sono esplicitate le connessioni logiche tra le frasi, così come alcune informazioni sono lasciate implicite. Il lavoro che ho fatto appunto per lasciarvi questo esempio è stato appunto un lavoro di semplificazione seguendo i criteri che vi ho illustrato e così anche solo velocemente a colpo d'occhio si vede che il secondo testo è molto più breve, le frasi sono molto più brevi, sono state fatte delle scelte sintattiche molto, molto semplici, ci sono solamente frasi principali, il testo è legato, le varie parti del testo sono legate da dei connettivi logici che vi ho messo in grassetto e anche le parole scelte sono parole di uso comune e è stata inoltre stravolto l'ordine delle informazioni perché l'informazione di questa malattia di cui si parla nel testo che è l'ipocinesi e qui viene data come prima informazione nel testo, nel mio testo invece, nella mia semplificazione, viene data per ultima, perché appunto ho pensato che potesse essere più funzionale ai fini della leggibilità e della comprensibilità dare un ordine diverso. Chiaramente questa è una possibilità, una proposta tra le varie possibili, perché appunto poi è possibile semplificare un testo non in maniera unica. Ma vi invito, se vorrete, a cimentarvi con questo tipo di lavoro, di operazione e produrre una versione semplificata di questo breve testo. L'ultima parte di questo intervento si vuole invece focalizzare su un'ulteriore possibilità di semplificazione dei testi, ovvero i testi simbolizzati con la comunicazione aumentativa alternativa. Volevo appunto dare un ulteriore esempio di come è possibile rendere ancora più comprensibili i testi tramite questi strumenti. In questo caso io ho utilizzato lo strumento dei simboli, quindi come potete vedere alle parole sono associati dei simboli che quindi aumentano la possibilità di comprendere il testo. Per chi non conosce la comunicazione aumentativa, è un'area di ricerca e di pratica clinica ed educativa che studia le disabilità comunicative temporanee o permanenti e cerca di compensarle sia in persone che hanno difficoltà nella produzione del linguaggio e sia in persone che hanno difficoltà di comprensione, quindi sia in uscita che in entrata. E si avvale la comunicazione aumentativa di una serie di strumenti, di strategie, di ausili, di immagini e di simboli, io vi ho fatto vedere i simboli appunto, che aumentano la capacità di una persona di comunicare e di comprendere, da qui aumentativa, e offrono mezzi alternativi quando necessario, e quindi la parola alternativa. La premessa è sempre quella, ovvero che anche le persone con disabilità verbale hanno diritto ad accedere all'informazione e a comunicare non solo i propri bisogni, ma anche i desideri, coltivare relazioni sociali e apprendere. E appunto, per completezza di informazioni, vi dico che la comunicazione aumentativa non si avvale solo di testi con i simboli, ma ci sono anche tabelle di comunicazione, etichettature e strisce di attività. I destinatari di questo tipo di comunicazione, che appunto utilizza supporti visivi per aumentare la comprensione dei testi scritti, sono persone cosiddette con bisogni comunicativi complessi,
nella cui definizione rientrano appunto queste categorie di persone: amiotrofia muscolare spinale, paralisi cerebrale infantile, disturbi generalizzati dello sviluppo, disfasia grave, disturbo dello spettro autistico, sindromi genetiche, gravi disturbi sensoriali o ancora persone che non hanno ancora accesso alla comprensione appunto di una lingua perché sono persone che hanno un'altra madrelingua. In generale sono persone appunto che fanno fatica proprio ad accedere al linguaggio alfabetico. Vi mostro appunto che usi possibili si possono fare con la comunicazione aumentativa. Si possono fare dei materiali didattici. Questo è un esempio tratto dal progetto Facci Libri, che è un progetto che io seguo insieme ad altre persone. E qui appunto si vede che c'è un testo sul quale è stata fatta tutta l'operazione di semplificazione linguistica di cui vi ho parlato prima, ma sono stati anche aggiunti dei simboli per aumentare appunto la comprensione. E un altro supporto molto importante per le persone con bisogni comunicativi complessi sono le immagini, ovvero è importante affiancare a dei testi simbolizzati e semplificati anche delle immagini chiare, grandi e non troppo affollate di dettagli, perché questo potrebbe costituire un problema. Questo è un esempio di tabella di comunicazione che si può utilizzare in questo caso per parlare della storia, ma possiamo appunto creare anche delle attività didattiche. Questa, ad esempio, è una domanda di comprensione del testo che fa sempre riferimento alla storia di Cappuccetto Rosso, quindi vedete, non c'è solo la parte scritta, ma ci sono dei simboli che accompagnano le parti scritte e appunto aumentano la possibilità di comprendere. È possibile fare anche dei materiali informativi. Questo è un esempio tratto da dei materiali che ho fatto in questo periodo perché appunto volevo rendere accessibili le informazioni riguardanti il mondo che ci circonda anche per persone che rientrano appunto nelle persone con bisogni comunicativi complessi. E in questo caso appunto vi ho messo due pagine di un testo che avevo prodotto sulla storia dello scrittore Luis Sepúlveda. Quando appunto è morto di recente, ho voluto creare questo testo per informare le persone appunto anche no, di ciò che appunto riguarda tutti, ciò che ci circonda. E poi appunto per chiudere vi do queste ultime informazioni sulla comunicazione aumentativa. Poi se vorrete magari vi darò anche delle indicazioni bibliografiche, potrete scrivermi se volete maggiori dettagli. Esistono diverse librerie di simboli, vale a dire esistono diverse famiglie di simboli. Questi per esempio sono Arasac, che sono una libreria di simboli spagnola che non è coperta dal diritto d'autore, ma questi simboli per esempio sono della famiglia dei symbol sticks, vedete che sono diversi non solo graficamente, ma sono diversi anche per delle caratteristiche proprio linguistiche, ci sono i PCS, ci sono i widget symbols, e sono diversi perché alcuni per esempio non hanno gli ausiliari dei verbi, non hanno i marcatori morfologici, insomma ci sono delle diversità, delle specificità per ognuna di queste famiglie, anche perché il presupposto è quello di una personalizzazione poi del materiale sulla base delle caratteristiche e dei bisogni del destinatario, quindi quando si vanno a produrre materiali in comunicazione aumentativa alternativa bisognerebbe poi anche confrontarsi sempre con le persone che magari seguono a livello di comunicazione la persona destinataria, quindi magari terapisti del linguaggio, logopedisti, creare del materiale che sia effettivamente personalizzato per quella persona, così come i criteri di simbolizzazione sono diversi, perché posso operare una simbolizzazione estesa, cioè mettere un simbolo per ogni parola che contiene informazioni, e quindi mettere un simbolo anche per gli articoli, per le preposizioni, per gli ausiliari, per i marcatori morfologici, oppure posso fare una simbolizzazione ridotta, che è quella che ho fatto io, per esempio in questi testi, vedete, non ho messo uno scrittore separati, ma li ho messi all'interno della stessa casella, così come non ho separato ausiliari, participi passati dei verbi. Anche su questa questione ci sono diverse
linea di pensiero e vale sempre la regola della personalizzazione, ecco. E volevo lasciarvi con un ultimo stimolo, che è la Carta dei diritti della comunicazione, che è stata scritta nel 1992 dal Comitato Congiunto per le necessità comunicative delle persone con gravi disabilità, la cui premessa è che ogni persona, indipendentemente dal grado di disabilità, ha il diritto fondamentale di influenzare, mediante la comunicazione, le condizioni della sua vita. E a questa premessa seguono una serie di diritti molto interessanti da leggere e soprattutto, appunto, la cosa con cui vorrei lasciarvi è proprio questa riflessione sul fatto che noi, come esseri umani, siamo contraddistinti dal linguaggio e quindi dalla possibilità di comunicare tra di noi, il che ci permette di creare delle relazioni. E quindi è assolutamente importante dare questo diritto a tutte le persone, anche a chi appunto non accede al linguaggio alfabetico. E quindi tutti insieme dovremmo creare e cercare delle pratiche sociali che ci incoraggino a imparare anche le modalità di comunicazione degli altri e far sì anche che queste persone abbiano sempre la possibilità di comunicare attraverso appunto le modalità che per loro sono più accessibili. E vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio appunto la mia mail qualora voleste avere delle informazioni maggiori, anche della bibliografia in merito. E queste sono le due pagine Facebook dove potete trovare i materiali che vi ho mostrato, Facilibri appunto, dove ci sono i materiali didattici, ma anche degli articoli, dei video in cui ci sono anche delle spiegazioni teoriche sulla comunicazione aumentativa alternativa. E Parole al Mondo, che è quest'altra pagina dove ho caricato del materiale informativo semplificato in comunicazione aumentativa, se volete appunto si può scaricare liberamente. E grazie per l'attenzione, se avete delle domande sono a disposizione. Grazie mille Alessandra. Prima delle domande ti volevo leggere un commento fatto su Slack da Brunella Manzardo, che dice che è molto interessante il discorso sulla semplificazione linguistica, perché si è confrontata con questo argomento nello scrivere un dizionario di arte per persone sorde. Niente, volevo farti leggere questo commento carino. E poi io Grazie. ti volevo fare una domanda. Senti, per quanto riguarda la CIA, la comunicazione aumentativa alternativa, utilizzate dei software specifici per creare i testi che ci hai fatto vedere, tipo quello della storia di Di Luis Capuccetto Rosso. Sepulveda? Ah, sì, ci sono dei software specifici che ce ne sono diversi in commercio, ce ne sono anche alcuni gratuiti. Sì, perché bisogna utilizzare un software che abbia al suo interno queste famiglie di simboli, quindi sono appunto integrate queste famiglie all'interno del software e permettono proprio di editare delle parole e alla parola che tu scrivi viene associato il simbolo. In realtà non è una cosa così automatica simbolizzare un testo, cioè non è una traduzione in qualche modo, perché bisogna sempre cercare di trovare il simbolo che più esprime, che più rappresenta il concetto che tu stai esprimendo. E quindi c'è anche una scelta, diciamo, di questo tipo qui, cioè quando tu scrivi una parola non è detto che il simbolo che ti compare sia esattamente quello che ti va a rappresentare l'idea che vuoi scrivere, anche perché se si parla di testi molto semplici, allora sì, c'è diciamo una corrispondenza molto più facile, ma se tu vuoi esprimere anche delle espressioni un pochino figurate, andare a simbolizzare dei testi più complessi, allora lì c'è un gran lavoro per trovare proprio i simboli che visivamente restituiscono l'idea linguistica che tu esprimi. Non so se ho Sì, risposto. E comunque sì, ci sì. sono appunto diversi software specifici. Invece, rifacendomi al discorso del precedente speech,
che appunto comunque dobbiamo introdurre queste cose per far capire che ci sono queste persone con delle diversità anche all'interno della scuola primaria, alle superiori. Come vede l'utilizzo di questi testi semplificati ora nella scuola? Allora, nella scuola sono entrati già i testi semplificati, ma i testi semplificati o i testi con la comunicazione aumentativa, scusami, non ho capito. Entrambi. Ok, sicuramente vengono adottati i testi semplificati nella scuola, soprattutto io ho esperienza della scuola primaria, so che ci sono appunto versioni semplificate dei testi, anche se mi permetto di dire che non sempre viene operata una semplificazione così sistematica come sarebbe quella da attuare, perché appunto ci sarebbero dei criteri da rispettare. Io non sempre vedo questo tipo di semplificazione che rispetta appunto questo tipo di scelte linguistiche lessicali, proprio perché appunto ci sono degli studi anche specifici dietro, non è appunto una banalità semplificare un testo. Per quanto riguarda la comunicazione aumentativa alternativa, ci sono dei testi che vengono utilizzati nelle scuole, però c'è un uso ancora diciamo spontaneo, nel senso che non ci sono molte ricerche in merito ad un uso più strutturato di materiali in comunicazione aumentativa finalizzati all'apprendimento. Quindi la maggior parte dei testi che vengono utilizzati sono testi narrativi, ci sono moltissimi testi, cioè storie, oggi in comunicazione aumentativa che si trovano in commercio nelle librerie, ma anche nelle biblioteche, cominciano veramente a diffondersi. Ce ne sono molti meno di testi relativi invece all'apprendimento, quindi testi disciplinari in comunicazione aumentativa. Quindi diciamo l'uso che se ne fa oggi a scuola è per lo più narrativo. Pensa che anche alla scuola dell'infanzia, quindi alla scuola materna, vengono utilizzati perché in realtà sono molto inclusivi, nel senso che alla scuola materna nessun bambino sa leggere e scrivere. Quindi se anche ci fosse un bambino con una disabilità verbale, in quel caso non c'è alcuna differenza perché tutti i bambini leggono attraverso i simboli. Quindi questi sono alla scuola dell'infanzia veramente inclusivi. E a parere mio, anche alla scuola primaria potrebbero essere utilizzati questi testi in comunicazione aumentativa per sensibilizzare già i bambini, i compagni del bambino che li utilizza al fatto che ci possano essere altre opportunità di comunicazione e quindi creare proprio fin da subito questo tipo di consapevolezza e questo tipo di attenzione alla pluralità di opportunità di comunicazione. Questa cosa è molto interessante. C'è un'altra domanda da Universal Access tramite YouTube che chiede: la ringrazio per le preziose informazioni, mi chiedo che percorso formativo si può intraprendere per diventare esperti in questo campo. Sì, ci sono diversi corsi, ce ne sono tanti in questo momento. Allora, per esempio, ci sono dei corsi che si possono fare al Centro Sovrazonale di Milano, che sono dei corsi che vengono erogati gratuitamente. Io ne ho frequentato alcuni di questi corsi, dove appunto c'è appunto l'introduzione alla comunicazione aumentativa e poi si va via via a partecipare a dei moduli sempre più specifici anche sulla costruzione di testi. Io ho partecipato per esempio ad un laboratorio per la costruzione di libri in simboli, dove ci hanno insegnato a utilizzare un software per la simbolizzazione e a creare appunto testi simbolizzati. Però ci sono anche altri centri, sempre a Milano c'è il Centro Benedetta Dintino che organizza appunto vengono organizzati anche lì dei corsi, dei seminari con esperti mondiali di comunicazione aumentativa alternativa. E so che stanno nascendo anche dei master per delle figure specifiche, perché di fatto comunque la comunicazione aumentativa interessa una pluralità di figure, dal logopedista all'insegnante, alla persona appunto che si all'assistente alla comunicazione, quindi
sono diverse professionalità che si possono incontrare nella comunicazione aumentativa, anche perché appunto è un ambito che dovrebbe prevedere proprio un team di lavoro insieme alla persona. I genitori stessi dovrebbero sapere, se si parla di un bambino, dovrebbero sapere utilizzare questo tipo di comunicazione, perché tutti quanti sono concordi nel dire che si apprende questo tipo di linguaggio se viene utilizzato in tutti gli ambiti della vita, quindi non ha senso che io utilizzo la comunicazione aumentativa a scuola se poi a casa non viene utilizzata, se poi dal logopedista non viene utilizzato, se poi in altri ambiti di vita della persona che utilizza la comunicazione aumentativa non viene utilizzato. E quindi esistono appunto questi corsi che sono aperti a diverse figure. Non so se c'è una vera e propria scuola specifica. Io so di questi appunto due centri, Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa di Milano e il Centro Benedetta d'Intino. Credo che ci sia un master a Roma, all'Università di Roma, e poi in realtà se ne, almeno io non so perché forse ci sono dentro e quindi la vedo dappertutto, ma vedo che stanno nascendo tantissimi corsi anche sul territorio e molto spesso nascono proprio dalle famiglie che si riuniscono e cercano di fare anche formazione con degli esperti per sensibilizzare il numero maggiore di persone possibile appunto a questo tipo di linguaggio. Anche su Facebook, per esempio, ci sono dei gruppi molto attivi. Se cercate comunicazione aumentativa, potete anche dare un'occhiata a questi gruppi, dove molto spesso vengono condivise delle prassi, vengono condivisi dei materiali. Insomma, è un ambito, secondo me, molto, molto interessante, perché unisce diversi aspetti, linguistico, educativo, comunicativo. E a mio parere, che è una cosa che poi io ho appunto tra i miei obiettivi, è proprio quello di creare materiali in comunicazione aumentativa, è una cosa che io sento come molto, molto importante e necessario. Direi che sarebbe molto utile. Sì. Soprattutto è stato molto interessante quello che hai detto prima, appunto di far nascere questa sensibilizzazione già dalla scuola e comunque utilizzando questi metodi con i ragazzi. Con i bambini, diciamo, non ragazzi, perché crescono già consapevoli di questa diversità, della possibilità di comunicare in maniera diversa e quindi diciamo che magari nel futuro la società vedrà queste cose in una maniera che dovrebbe essere normale ora, però nel futuro sarà normale tutto ciò. Sì, assolutamente. Bisogna fare un lavoro fin da subito, è un lavoro educativo proprio di sensibilizzazione, di consapevolezza, è importantissimo. Io ti ringrazio Alessandra. Grazie a te. Vi ricordo che alle 19 ci troviamo tutti sulla 3Q1 per la sessione di chiusura che si intitola Ripartire una tua decisione. E poi ci vediamo domani con gli altri speech. Buona serata. Grazie a tutti.